Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovate interessante il mio canale, iscrivetevi cliccando sulla campanella qui in basso. Oggi parliamo di violenza psicologica dei genitori sui figli adulti. Sono molti i casi di abuso psicologico sui figli adulti. Alcune dinamiche silenziose possono minare completamente la vita di chi resta subordinato ai propri genitori. La violenza psicologica dei genitori sui figli adulti è purtroppo una realtà. Manipolazioni, ricatti, parole che feriscono, commenti che alimentano la stessa insicurezza dell'infanzia. A volte, con la maturità, i legami tossici non vengono tagliati né curati. Allora queste dinamiche continuano a distruggere l'autostima e perfino la qualità della nostra vita. L'abuso psicologico conosce molte forme diverse e diverse tipologie di vittime. Possono essere anziani maltrattati dai figli, uomini e donne che, pur aver raggiunto la maturità e l'indipendenza, continuano a subire la violenza del padre, della madre o di entrambi. Ma cosa possiamo fare in questi casi? C'è chi non la tollera e chi accetta di mantenere contatti quotidiani con il familiare violento. Genitori e vittima hanno sempre un legame, un laccio che alimenta la dipendenza, la paura e anche l'affetto. Un affetto tossico e vero tra genitore e figli è una situazione piuttosto comune e gli effetti di questo legame sono intensi e vediamo il perché. Si definisce violenza psicologica abuso qualsiasi comportamento volto a controllare e sottomettere un altro essere umano, facendo ricorso alla manipolazione, l'intimidazione, l'umiliazione, il senso di colpa, la paura e perfino la disapprovazione continua. Queste forme di aggressione non lasciano lividi sulla pelle, ma feriscono la psiche. L'effetto sulla mente del bambino può essere devastante se mantenuto per decenni. Le conseguenze sono su aspetti essenziali come l'autostima, l'identità, la fiducia nelle proprie capacità. La violenza psicologica di un genitore verso il figlio adulto non compare da un giorno all'altro, è una dinamica che ha avuto origine durante l'infanzia. Ciò spiega perché molte persone raggiungono l'età adulta con un difficile bagaglio emotivo. La vittima solitamente compie grandi sforzi per apparire normale. Pochissime persone, e a volte nemmeno gli amici intimi, vengono a conoscenza di questi maltrattamenti. Ma perché questa violenza psicologica da parte dei genitori verso i figli adulti può fare questo? Come si può sopportare una situazione simile? Non è meglio prendere le distanze e spezzare per sempre quel legame tossico? La risposta non è semplice. Il vincolo tra la vittima e il carnefice è tremendamente complicato. Molte volte, pur vivendo una situazione dolorosa, si continua a voler bene a chi ci ferisce. In fin di conti, sono i nostri genitori. E quando rappresentano l'unico modello conosciuto, molti dei loro comportamenti vengono considerati normali. Così, mentre il figlio adulto resiste, i genitori abusanti non cambiano. Non è sufficiente che il figlio sia ormai adulto. Il disprezzo, le critiche, l'umiliazione e la manipolazione emotiva sono perenni armi di controllo e potere. Una delle conseguenze dell'abuso emotivo, subito a partire dall'infanzia, è il disturbo da stress post-traumatico in età adulta. La violenza psicologica che prosegue in età adulta può causare relazioni affettive problematiche e frustranti, bassa autostima, senso di inutilità, repressione delle emozioni, tendenza ad occultarle, episodi di ansia, stress, disturbi del sonno, eccetera. Per prima cosa è importante essere pienamente coscienti dalla violenza subita e dal bisogno di allontanare la situazione.
Spesso dietro queste realtà si nasconde una dipendenza emotiva e finanziaria, oltre altre volte invece, pur essendo indipendenti dal punto di vista finanziario, il legame violento resta in piedi, ma in modo celato attraverso la manipolazione, la critica, eccetera. In questi casi si hanno due alternative: mettere di fronte alla realtà il genitore violento e tagliare in modo definitivo il legame, oppure diradare le visite e ridurre all'essenziale i contatti. Perciò, se siete vittime di genitori abusanti, siete adulti ed è ora di recidere questo condono ombelicale che vi porta solamente a farvi del male e avete bisogno del mio aiuto, sapete che con l'ipnosi questo è possibile. Perciò, se avete bisogno del mio aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un caro saluto a tutte e al prossimo video.